La Repubblica Italiana dà il benvenuto a questa importante assemblea. Lo spirito di Assisi si rinnova oggi a Roma, in un tempo segnato da gravi minacce globali che provocano sofferenze, povertà e timori. Un tempo che ci fa comprendere insieme quanto fraternità e concordia siano ricchezze importanti di cui abbiamo bisogno, come ha sottolineato nei giorni scorsi l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco. Vale per l'impegno a tutela dell'ambiente in cui viviamo, vale per la lotta alle diseguaglianze, alle ingiustizie, alla fame che ancora mette a rischio la vita di milioni di persone. Vale riguardo alla pandemia che stiamo attraversando, perché le cure e i vaccini che la scienza potrà fornirci siano resi disponibili per tutti, in tutto il mondo. La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che si ci può salvare unicamente insieme. Vorrei dire che per riassumere la relazione tra i nostri paesi è vero quello che ha detto il Presidente, insieme siamo più forti e insieme rendiamo l'Europa più forte. Ecco perché questo vertice per me è chiave, perché rilancia la relazione tra l'Italia e la Spagna, perché insieme possiamo rendere le nostre società più forti e insieme possiamo rendere il progetto europeo più forte. Sicuramente stiamo lavorando. Già ci sono alcune già ipotesi prospettive per una riforma, anche una revisione del patto di stabilità e di crescita, che credo io mi piacerebbe anche che cambiasse nome, lancio un'idea, patto di crescita nella stabilità e per lo sviluppo sostenibile. Conte ha chiamato Ferragni e Fedez, lei cosa ne pensa? Avrebbe chiamati? Non sono geloso, non ho il loro numero di telefono, preferisco parlare con voi. Prendo atto e lo lascio a voi come riflessione del fatto che il capo dell'opposizione ha avuto la fortuna di parlare negli ultimi mesi per una quarantina di secondi col Presidente del Consiglio al telefono l'altra sera alle 21:31, mentre evidentemente Fedez e la Ferragni avranno cose più importanti da proporre. I giornali ieri hanno titolato Lombardia frena Salvini sul lockdown, voglio capire cosa è successo veramente. No, io non mi permetto di intervenire nel lavoro dei nostri sindaci e dei nostri governatori. Semplicemente da segretario della Lega, ma da responsabile del primo partito italiano, da coordinatore dell'opposizione, chiedo appunto coordinamento e quindi lavoro perché i sindaci si sentano e si coordinino, i governatori si sentano e si coordinino e poi se ci sono dati scientifici, io di fronte ai dati scientifici faccio non uno ma tre passi indietro. Ultima cosa, se ci fosse un nuovo lockdown, Salvini come lo trascorrerebbe? Non voglio neanche pensarlo perché è stato complicato per me e per milioni di italiani l'altra volta. Voglio sperare che si stia facendo di tutto per evitarlo.